Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Amici di MMAmania.it, benvenuti a MMA Zone. Nuova stagione, nuova sigla e ai voi, sesto team a commento. Io sono come sempre Roberto Riccardi e sono in compagnia di Danilo Brutti. Ciao a tutti. E Fabrizio Forconi. Allo a tutti, gente. Oh, è bello ritornare nelle frequenze YouTube del nostro radio show. E c'è da dire che ci siamo presi un bel periodo di vacanza, quasi tre mesi o poco più. Non abbiamo avuto tutte le colpe noi, perché avevamo deciso di iniziare con l'evento UFC 151 e l'evento UFC 151, forse anche a casa nostra, non si è tenuto. Cosa è successo, Danilo? Cosa è successo? Che hanno voluto strafare, perché questa era proprio una card di serie C con un main event forte. Saltato quello, che ricordiamo era John Jones contro Dan Anderson per il titolo, saltato quello è saltato l'evento, perché cioè non puoi fare un pay per view con Jake Ellenberg contro l'ex Bellator J. Aaron, se pronuncerà così. Cominciamo subito? dai ridillo che almeno facciamo il primo della stagione, dai. J. Aaron chi? Secco così, tanto per iniziare. E quindi è andato tutto in palla, le colpe non sono solamente di John Jones, come ha voluto pubblicamente accusare Dana White, ma principalmente proprio dell'UFC stessa. Questa era una card destinata proprio a... cioè è brutto dire così, però un po' io me l'aspettavo, perché questa è proprio scarsissima come card, che poi dovrebbero un pochettino ingegnarsi, del tipo mettere perlomeno un altro incontro in main card che possa, quantomeno se salta per esempio, che ne so, Dan Anderson si fa male, c'è un altro incontro, per esempio Shogun Brandon Vera, mandi Brandon Vera a casa e porti Shogun nel main event. Ma così non è proprio possibile la sostituzione. Se ricordate, questo discorso delle sostituzioni funzionò bene con l'evento quello tutti i pesi massimi. Overeem successe quello che successe, scalarono alcune posizioni e l'evento fu sistemato e fu anche molto bello. Quindi spero che serva da... Dimmi? Hanno fatto il tempo a fare quella cosa proprio perché erano tutti pesi massimi, tutti più o meno in linea a livello atletico e di ranking, quindi forse là poteva essere più facile. Sì, ma basterebbe perlomeno fare questa pensata per il main event, cioè... no, e inserire un altro incontro importante proprio per salvare il main event qualora uno dei due dovesse farsi male. Beh, sì. Oddio, le cose da pensare, specialmente vista l'evoluzione, anzi forse l'involuzione del 151, erano tantissime, insomma. Si potevano fare, ragionare, pensare e mettere in atto tantissime cose, insomma, che l'UFC invece in questo caso giustamente ha preferito far saltare l'evento, perché insomma la card era proprio ai limiti del ridicolo, non tanto per i singoli atleti coinvolti, ma proprio per un discorso di vendita di pay per view, quindi tutto il tipo di merchandising eccetera eccetera, perché magari non si sa mai, però di solito quando ci sono dei nomi non fortissimi coinvolti, magari lo spettacolo è comunque assicurato. In questo caso era proprio sconvolgente, perché praticamente non conoscevi nessuno della card, o quasi, per lo più, ma era sostanzialmente invendibile. Quindi questo l'hanno capito. Da qui poi tutto il vario carosello per... da cui è saltato l'evento e tutti i vari show di Dana White per far comunque parlare in quella settimana dell'UFC. Io non voglio gufare, ma il 154 è sullo stesso livello, quello George St-Pierre contro Carlos Condit.
Perché... Vabbè, sì, se non fosse che per noi quantomeno combatte Alessio Sacara. Vabbè, sì, però è un altro discorso questo. Però quello è un altro incontro, sì, che toglie, no, il main event, abbiamo una card da FX, il main event sarebbe appunto Martin Kaufman contro Johnny Hendricks, che è un incontro che ha ripercussioni per quanto riguarda le future title shot al titolo dei pesi welter. Però ti hanno ascoltato, perché hanno messo un incontro nella stessa categoria del main event, per cui provano a tamponare. Sì, esatto, modo. Esatto, quello sì, è vero. Salta uno dei due, o Joao Saint-Pierre difende il titolo contro uno dei tra Hendricks o Kaufman, oppure Carlos Condit difende il titolo ad interim. Qualche modo un pochino salvi il discorso. Sì, è vero, non ci avevo pensato. Però poi il mese dopo abbiamo quell'evento su Fox con gli incontro main event. Sì. Va. Sì, sì. Avevi anticipato tu, Danilo, in apertura, che Dana White ha provato a far passare John Jones come responsabile della caduta di UFC 151. Perché questo? Perché in poche parole a 8 giorni, 7 giorni, 10 giorni, ora non ricordo, quando si è venuto a sapere l'infortunio di Dan Anderson, il simpatico Chael Sonnen si è detto disponibile ad affrontare il campione dei pesi massimi leggeri. Jones, in compagnia del suo head coach Greg Jackson, ha deciso di rifiutare perché secondo lui 8 giorni non erano sufficienti, 3 giorni loro hanno detto, perché c'era tipo 10 giorni di distanza dal match, 3 giorni di allenamento, poi l'ultima settimana fra taglio del peso e viaggio, obblighi mediatici, non avrebbero potuto decidere una strategia per l'avversario. Detto questo, Jones ha rifiutato dicendo: secondo voi, con tutto quello che è successo dopo, casini, via dicendo, Jones ha fatto una minchiata o no a non accettare il match contro Chael Sonnen? Minchiata colossale, ma a prescindere da quello che è successo dopo. Cioè, questo era un incontro, secondo me, proprio una passeggiata per John Jones. Ed arrivare ad impuntarsi, a non voler proprio combattere... Boh, secondo me è proprio è folle, anche perché nella migliore delle ipotesi penso che John Jones abbia pensato che ok, non affronto Chael Sonnen e mi daranno gli Ottoma Cheetah a Toronto, il che è molto molto peggio. Quindi, cioè, giocati Sonnen, portati a casa lo stipendio gratuito. Sonnen comunque è un cattivo, no? Quindi per una volta diciamo sei il buono della contesa, invece questo patatrack, cioè Chael Sonnen non è, che ne so, Cain Velasquez, anzi Daniel Cormier che viene dalla Strikeforce e decide di tentare di tagliare a 205, cioè lì è un discorso diverso. Abbiamo Chael Sonnen che non ha armi contro John Jones, zero. Guarda, secondo me questa è una di quelle situazioni in cui possono avere ragione e torto entrambi, cioè sia John Jones e chi gli sta dietro ovviamente, Dana White e chi gli sta dietro ovviamente. Cioè, nel senso, bisogna valutare, come qua poi il discorso si potrebbe estendere anche a tutti gli altri campioni, anche di altre discipline, di altri sport, bisogna sempre mixare un po' di talento ovviamente agonistico e nel proprio sport, l'estro, la tecnica eccetera eccetera, e un po' essere showman, forse businessman sarebbe la parola migliore da utilizzare, quindi vediamo un po' il rapporto che si ha col pubblico, con gli sponsor, con in generale il rapporto extra sportivo con quello all'interno del proprio sport in genere. Qui forse c'è, cioè, John Jones, ma dipende, ecco perché dico che tutte e due potrebbero avere ragione, perché John Jones ha fatto un ragionamento prettamente sportivo, ovvero ha detto: io sono il campione, punto a tenermi il titolo più a lungo possibile e con le armi, con la strategia che il regolamento dell'MMA, dell'UFC mi propone. Quindi se io ho la facoltà di rifiutare l'incontro
e B di ritenere con il mio camp che un avversario è per me in quel momento storico difficile, noioso o rischio troppo nell'affrontarlo, per quanto poi noi dietro le quinte possiamo dire che è molto discutibile questa affermazione, diciamo, lui lo fa. Okay, quindi ha pensato solamente a tenersi il titolo. Ecco che qua le persone si spaccano e dice, giustamente, da sportivo ammirato a questo tipo di ragionamento, facendo un parallelo un po' azzardato, forse un po' forzato, quello che fa Saint-Pierre negli ultimi tempi, cioè mira a non a cercare per forza il KO, ma più che altro a vincere l'incontro, un po' quello che si dice di tutto il camp Jackson. Quindi diventano noiosi, ma hanno una pratica sportiva agonistica nelle norme del regolamento vincente. Stessa cosa ha fatto John Jones. È chiaro che questo tipo di ragionamento, come quando si forza più da una parte o dall'altra, ha fatto sì che si è portato dietro tutte le varie polemiche di chi pensa anche a tutto il discorso dello showbiz, cosa che Dana White è il suo pensiero principale. Quindi si sono state un po' questo due scontro di realtà, ovvero Dana che portava avanti il discorso economico, il discorso, diciamo, morale dell'atleta, del super campione emergente, giovane della compagnia che non vuole accettare un match anche di turno facile dai più. E dall'altra parte invece abbiamo John Jones che porta avanti un discorso prettamente sportivo, che poi John Jones, forse più Greg Jackson sarebbe giusto dire, porta avanti un discorso prettamente sportivo che mira alla concentrazione su quell'avversario che ti danno, poi se te lo cambiano con così poco preavviso, con tutto il tumulto che c'è stato dietro, sia più facile sia più difficile, ti crea una distrazione che, appunto, dico, Greg Jackson ha ritenuto non voler far affrontare un rischio, anche fosse dello 0,1% al suo atleta, che veniva sì da un taglio del peso che non c'era, un allenamento che non c'era, eccetera eccetera, però nell'occhio delle persone era comunque quello che ha dominato Anderson Silva. Quindi forse ha fatto anche lui questo tipo di ragionamento, ha detto, perché rischiarsela con un tutto sommato buon lottatore, che sono poi le parole che ha riportato lo stesso Jackson quando ha risposto a distanza a Dana White qualche giorno dopo. Dana White che lo accusava di essere un killer di questo sport, se non ricordo male, e Jackson che giustamente si difendeva dicendo, a me hanno chiesto un parere e io da allenatore faccio gli interessi del mio atleta, a maggior ragione che se è un campione, quindi ragiono così. Quindi questo, per questo motivo dico che a seconda da che parte personalmente uno va a vedere, riesce a dire se ha più ragione Dana White e l'UFC o John Jones. È chiaro che l'avversario era abbordabilissimo per lui, li ha affrontati i più pericolosi con un campo alle spalle e con una preparazione adeguata, quindi sicuramente Sonnen poteva essere affrontato. Roberto? La telenovela UFC, ma personalmente secondo me avrebbe dovuto accettare John Jones senza pensarci, anche perché, anche usando un attimino un po' il senno di poi, tutta la critica che è venuta fuori, tutto quello che ha perso agli occhi dei fan, quello che va ad affrontare adesso, perché stavo per dirlo, 20 giorni dopo tu rifiuti un peso medio perché dici non ho niente da guadagnarci, non ho un training camp completo alle spalle, ed era un avversario stilisticamente non proprio come Dan Anderson, però comunque tutto sommato si avvicinava all'ex campione dei pesi massimi leggeri Strikeforce. Va a affrontare un avversario completamente diverso in Vitor Belfort, che è un altro peso medio, in poche parole, un altro avversario sul quale una vittoria non gli darebbe nessun tipo di vantaggio, ed anzi una sconfitta contro Sonnen ai tempi avrebbe potuto essere vista male, però sai, magari come era successo a Saint-Pierre contro Serra, uno dice, vabbè, sono tutti umani, può essere la serata, no, il colpo d'incontro, la sfiga, quello che vuoi, la sconfitta ci può stare. Se invece John Jones per qualche congiunzione astrale dovesse perdere contro Vitor Belfort a 2FC 152, pagherebbe dazio tre volte, perché ci sarebbero tutte le critiche dietro e veramente non c'è niente di positivo. Poi anche, come avete detto già voi, Sonnen era un avversario più che abbordabile. Passavi da un wrestler con un destrone ad un wrestler migliore oggi come oggi nell'MMA, però senza neanche grande striking,
ci stava, non era un avversario così differente, che ne so, non era passato da Dan Anderson a Damian Maia, che è completamente un altro tipo di avversario, al di là del livello, proprio parlo di stile. Sì. È veramente una fesseria, e secondo me una delle peggiori mosse che abbia fatto John Jones nella sua carriera, perché, lo ribadisco, secondo me avrebbe ottenuto di più addirittura accettando il match e perdendo al UFC 151 di non quello che ha deciso di fare, perché ci sono moltissimi rischi. Secondo me arriverà con una pressione assurda al match contro Vitor Belfort, nel quale è ovviamente favoritissimo, anche perché Belfort storicamente ha patito sia gli avversari più alti che i wrestler più forti. Però sai mai, metti che Vitor Belfort dovesse vincere, la carriera di John Jones prenderebbe veramente una brutta piega, cosa che non sarebbe successa se John Jones avesse perso contro Sonnen, perché lì si sarebbe comunque dimostrato tra virgolette company man e avrebbe potuto ricevere lo stesso trattamento che l'UFC riservò a Saint-Pierre ai tempi. Questo non credo che accadrebbe se Jones dovesse perdere contro Vitor Belfort. E questo è un problema. Dopo tutto quello che ha detto Dana White... Sì, nei confronti di John Jones. Anche se io comunque tendo a sottolineare che tutto questo è più merito o demerito, insomma, di Greg Jackson. Insomma, John Jones ha pur sempre, quanto ha, 24-25 anni, si ritrova catapultato in questo mondo da pochi anni a questa parte. Ed è anche normale che si affida in tutto e per tutto al suo mentore che l'ha portato al successo in così poco tempo e così in alto. Quindi secondo me, ok, lui può avere le sue colpe, chiaramente ha una sua personalità e ha una sua facoltà di scegliere, però sai, a certi livelli credo che un ragazzo così giovane, talentuoso e tutto quanto si affidi al 100% al suo allenatore l'ha portato così in alto. Perciò se l'allenatore dice guarda, per me stai facendo una cavolata, sbagli, lui dice di no. Quindi tutto questo secondo me è veramente partito principalmente da Greg Jackson, tutto questo rispetto a John Jones. Quindi facciamo la classifica delle colpe secondo lo staff di MMA Zone. Allora, primo posto mettiamo l'UFC, perché aveva organizzato su una card da non da pay per view, diciamo, all'esclusione del main event. Secondo posto Greg Jackson, terzo posto John Jones, l'accendiamo? Sì, sì, e quarto posto Dan Anderson, perché magari molti non lo sanno, ma Dan Anderson ha aspettato circa una settimanella prima di avvertire la dirigenza che non poteva più combattere, ma l'infortunio era precedente alla telefonata, quindi magari se avesse avvertito in tempo dicendo guardate, sono 50-50 per questo incontro, o anche 60 sì, 40 no, però magari perlomeno in quel caso John Jones avrebbe potuto, magari, anzi Greg Jackson avrebbe potuto dire ok, abbiamo una settimana, cominciamo anche a studiare una strategia, che poi quale strategia, vabbè, per Sonnen, e magari tutto il casino non sarebbe successo. Certo, beh, questo è proprio a voler trovare il pelo nell'uovo, però... Sì, a voler dare proprio il quarto posto. Sì, sì, è comunque è anomalo il fatto che subisci un infortunio e aspetti 7-10 giorni. Ah, io lo capisco, devo dire la verità, però, insomma, capisco, insomma, ho capito esattamente qual è il tuo discorso, ma... Non capisco Dan Anderson anche perché lui, ecco, magari si può pensare, non mi è difficile pensarlo così, cioè che lui avesse voluto fare il company man, quindi sai, l'occasione di sfidare il super campione, di prendere un'altra cinta, insomma, di far vedere che a 40 anni può in qualche modo calcare le orme di Randy Couture, eccetera, eccetera, insomma. Lo capisco di più che ha cercato di forzare l'allenamento e vedere se in quella settimana, tre giorni, riusciva a recuperare o comunque a combattere in maniera decente. Perché giustamente a quell'età e con quell'occasione l'UFC non so quante altre volte gliela potrà far ripetere, insomma. Poi sì, la condizione giusta la trovi una volta sola. Ma sostanzialmente ha fatto quello che...
che ha fatto anche José Aldo, e ne parleremo dopo. È normale che tenti di continuare ad allenarti, perché il desiderio di combattere è grande. Quello che dico io semplicemente è il fatto che sai che è un infortunio comunque importante, perché voglio dire, non è che si tratta di un taglio sopra il sopracciglio, si tratta di articolazioni, comunque cose importanti. Quantomeno rendi pubblica la cosa al tuo datore di lavoro, che magari comincia a prendere un pochettino provvedimenti in tal caso. Non dico che avrebbe dovuto dire no, non ce la faccio, quando comunque sapeva dentro di sé che magari poteva farcela. Però vabbè, questo è un discorso che è col senno di voi, perché esatto. Chiaramente torniamo al discorso di partenza. La card non doveva essere strutturata così, e John Jones doveva accettare l'incontro contro Chelsea, punto. Sì, poi vabbè, volendo parlare ancora di Anderson, può essere che abbia deciso di non parlarne all'UFC, magari per il timore che avrebbe poi potuto combattere il camp avversario in qualche modo, qualche voce così fosse a conoscenza del suo infortunio. Ah, dici che l'avrebbe, che John Jones l'avrebbe presa a martellate? Sì, quasi va un po' a parlare di complotti e via dicendo. Sì. Dunque, dopo più di un mese di assenza da un evento UFC, devo dire, da un lato è stato brutto, perché cavolo, non ero più abituato a stare così tanto senza eventi maggiori. Dall'altro è stato anche un po' bello, perché un po' di rigenerante. Sì, ci avevano un attimino massacrato e adesso inizieranno a ucciderci, perché abbiamo un evento a settimana, due Ultimate Fighter e più altre federazioni, Strikeforce. Settimana lì, il 29 settembre ci sarà l'UFC di Nottingham, e la notte l'evento della Strikeforce, proprio da fare l'overdose di MMA. Comunque, il 22 settembre si terrà UFC 152 a Toronto, in Canada, e appunto John Jones affronterà Vitor Belfort. Card bella ricca di match, perché molti degli incontri della undercard o anche della main card di UFC 151 sono stati spostati negli eventi successivi, e alcuni sono finiti anche ad UFC 152. Infatti nell'evento di sabato avremo un totale di 12 match. Ma non è tanto. Pensavo di più, a dire la verità. Quanti ne hanno aggiunti qua? Due o tre? Forse tre. No, tre. Beh, se ne hanno aggiunti tre, comunque allora la card originale era molto corta. E ne hanno aggiunto sicuramente allora, uno su Facebook e uno su FX. Brenneman e John Jones di sicuro, poi qualche altro, ragazzi, qua la memoria inizia un po' a andare a farsi benedire. Può essere i due sconosciuti del featherweight, ma dopo li vediamo. Tra l'altro i 4 su FX è assurda, spettacolarissima la card. Vabbè, leggiamola da fondo a cima, tanto per Fabrizio, scandisci la voce, la gola, anzi. Ma poi ce n'è poca, ce n'è sicuramente uno subito. Allora, vabbè, dai, iniziamo. Su Facebook, nella card di UFC 152, inizierà col match tra Charlie Brenneman e Kyle Nock. Okay, vabbè, questo si salta l'incontro, perché vabbè, non sarà assolutamente spettacolare, via. Kyle Nock un grappler, Brenneman un wrestler puro. Brenneman è proprio... Brenneman non è un fighter di MMA, torniamo al discorso che abbiamo fatto... Post Eric Silva, questi non dovrebbe stare qui. E tra l'altro è stato anche uno di quelli che più si è accanito contro John Jones su Twitter per la cancellazione dell'evento. Se ricordate, diceva di fargli il bonifico. Sì, esatto. Pagami tu. Un match che invece sarà più, diciamo, elettrizzante dal punto di vista stilistico, anche se e farà anche la felicità del nostro Fabrizio. Un incontro tra Wallell Watson e Mitch Gagnon. Ma chi cazzo sono? Chi sono? Due pesi gallo. Wallell Watson lo avete visto in qualche match. Striker alto, magro, spettacolare. Ha combattuto contro Yves Jabouin perdendo, che
sempre un altro striker spettacolare che ogni volta diventa un key, però se lo dovete combattere ve lo ricordate, per cui questo così. Invece il suo avversario ha solo un match in UFC, perso amaramente pure, per cui poco da dire. Waller Watson è un fighter stilisticamente divertente, l'altro comunque è un fighter completo, perché essendo pesi gallo c'è sempre un alto tasso tecnico, per cui se siete svegli e volete farvi la maratona, non perdetevi, quantomeno dal secondo match in avanti, il primo di Brenneman, come la festa. Si passa, match successivo, Simeon Thoresen contro Seth Baczynski. Ma chi cazzo sono questi? Sulla carta questo è un incontro sicuramente spettacolare. Ma chi è? Seth Bach, cioè il nickname è spettacolare, The Polish Pistola. Ah, beh. Vabbè, che in polacco è uguale pistola, mi sa. Boh, beh, no? Non ne ho idea. Ma pistola nel senso di scemo o pistola... Pistola nel senso di scemo. A Ciampino pistola vuol dire scemo? Vabbè, anche qua in Svizzera si dice, si dice che sei un pistola. Sì, ma questa, school, ragazzi, è storia di Jerry Galacqua, ragazzi. Sì, mai esatto. Sentita, forse roba un po' lombarda, mi sa. Ad ogni modo, Simeon Thoresen è l'atleta norvegese che avevamo visto, Fabrizio l'ha visto dal vivo, tra l'altro. Ah sì? E l'ho anche salutato, magari. In Svezia, esatto, che ha vanta una vittoria in passato sul nostro Marco Santi, per cui vabbè. Baczynski è un ex Ultimate Fighter, combatteva nei pesi medi ed è probabilmente uno dei welter più giganti in circolazione, perché è un metro e novanta, bello tosto, fighter completo, buon match anche questo. Io vedo favorito Baczynski, perché comunque secondo me ha delle buone potenze che Thoresen non è da sottovalutare, però come diceva Danilo è un buon match, tra l'altro tutti e due altissimi per essere pesi welter, da 1,85 credo che sia Thoresen a 1,90 Baczynski. Va bene, si passa a FX, per cui canale americano di FX, ovviamente in Italia si troverà sul sito, gratuitamente sul sito ufc.tv, Marcus Brimage versus Jim Ettes. Vabbè, anche qua, sono due figuranti. Anche qua i nomi non aiutano, però questo qua è un gran bel match. Fabrizio è uno dei tuoi preferiti, sicuro. Chi? Jim Ettes. Jim Ettes. Esatto. Sì. Cos'è, che è un judoka? Un judoka, esatto. Innanzitutto è un judoka, ma ti ricordi sicuramente l'incontro quello con Bruce Leroy, che è stato un incontro della Madonna? O quello contro Nan Fan, che gli ha dato più botte di quelle che aveva preso tutta la sua carriera. Gli ha date proprio tantissime quel match. Complimenti a Nan Fan per arrivare alla fine, ma ne ha prese uno sproposito. Brime, giovane judoka, prodotti spettacolari. E Brimage invece è quello che partecipò al The Ultimate Fighter, no? Quel nero, esatto, simpatico. Esatto, nero super muscolare, esplosivo, sì, esatto. Sì. Quindi, un incontro sicuramente bello questo. Sì, Brimage ha le sue possibilità in piedi, perché appunto avendo quel fisico lì, diciamo, esplosività alla Melvin Gillard, tanto per farla un po' così, dire una frase ad effetto, diciamo. Per dire una cosa a caso. Esatto. No, beh, in piedi è piuttosto pericoloso, però io vedo Ettes super favorito, anche perché mi ha impressionato moltissimo nei due match che ho visto in UFC, ed anche perché comunque è un fighter più completo di Brimage, che, se non ricordo male, gran fisico vi dicendo, era un po' carente in quel che riguardava il grappling difensivo. Poi si continua, sfida tra Lance Benoit e Sean Pearson. Ma che cazzo è Lance Benoit? Questo non boh. Allora, anche qua zero hype. Sono tutti, sì, zero hype, perché non sono due fighter super spettacolari, però vabbè, sono, quando vedrete i match dice, ah, è questo qua. Lance Benoit cambierete canale. E cambierete. una vittoria e una sconfitta in UFC, la sconfitta è arrivata per decisione split contro Baczynski, del quale parlavamo prima, il che vuol dire che è un fighter di valore. Sean Pearson ha alternato anche lui vittorie e sconfitte
In UFC ha perso un attimino contro fighter di maggior profilo, però se ricordate anche nella sconfitta contro Dong Hyun Kim, il coreano, si era fatto valere. Non un gran match, nessuno dei due celle in qualche specie dell'MMA, ah, però sono due veterani, diciamo, completi, veterani anche ma non troppo, però buon livello di match, magari non tra i più attesi o spettacoli della serata. Si passa in un match comunque già di più alto livello e forse hype, quella nella sfida tra Evan Dunham e TJ Grant. Questo incontro in teoria doveva stare in main card, no? Sì, credo di sì. Poi sono stati retrocessi per fare spazio al nuovo main event. Però comunque, vabbè, Evan Dunham spettacolare. TJ quell'altro... Ah, solido. Un veterano, ma non lo ricordo, a parte che è brutto quanto la morte. Beh, è un valido motivo per ricordare. A parte quello non lo ricordo. Combatteva nei pesi welter, è sceso nei leggeri ed è diventato gigantesco. E vi ricorderete probabilmente la sua sottomissione contro Shane Roller, che c'era stata un po' di polemica, perché Roller non aveva battuto, ma aveva Roller. Sì, solo tipo gridato e l'arbitro aveva interrotto. Roller è quello con la barba della WBC. No, Roller è quello boring da WBC, parte questo. Sì. Uno dei pochi fighter della WBC credo ad avere un record negativo in UFC, Roller. Vediamo se ha detto una cagata o no. E invece no, ce l'ho fatta. 3-2 al limite proprio. Borderline. Va bene. Si continua con una sfida, diciamo, abbastanza attesa, perché vediamo il ritorno in UFC di un fighter che era stato finalista dell'Ultimate Fighter, tra Vinnie Magalhães. Magalhães, non conosco il portoghese, per cui... il all'inglese, che poi è alla italiana, perché Magalhães contro Igor Pokrajac. Allora, Vinnie Pesao Magalhães è un mio idolo. Perché, se ben ricordate, ha avuto una faida tremenda con qui dell'M1, no? Che finì praticamente lui, campione dei massimi leggeri M1, vendette la cintura su eBay. Ebbè, fantastico. Che poi era una cavolata, però inizialmente ci avevamo creduto un po' tutti. E vabbè, a terra questo è un dio della disciplina. L'ultimo... a DCC ha vinto contro Verdum, no? Nella più 100 V. Esatto, che non si è fatto tirare un armlock. Fatto, non si sa come. Chiuso. Sì, chiuso, non si sa come è possibile. È migliorato parecchio nell'MMA dalle due sconfitte in UFC. E speriamo che riesca a far vedere quanto vale. Suo avversario Igor Pokrajac, fighter dalle mani pesanti, abbastanza completo. Se dovessero andare a terra, il nostro amico croato non avrebbe chance, come la maggior parte dei pesi massimi leggeri in UFC. Se dovessero rimanere in piedi, il croato però è nettamente in vantaggio, perché il brasiliano è brasiliano, sì. Sì. Brasiliano è migliorato nel tempo, però è sempre stato un po' il suo aspetto carente per quel che riguarda l'MMA. Non è proprio la classica sfida striker versus grappler, perché un po' sono evoluti da essere fighter puri in una delle proprie specialità, però comunque diciamo che per inquadrarla potrebbe essere quello. Ecco, sì. Match, le caratteristiche ce l'hanno, esatto. Uno striker e uno grappler. Match interessante, diciamo che la sfida ideale per lanciarvi nella pay-per-view, main card in pay-per-view, che andrà su Sky prima fila, e siamo felici di questo perché non è neanche ben chiaro quello che sia successo tra UFC e Sky Italia. Fatto sta che UFC 151 doveva essere l'ultimo pay-per-view di sicuro, con la certezza di andare su Sky prima fila. Dato che la
a sfiga ci vede benissimo, Office 151 è saltato, per cui c'è stato un po' di panico. Che succede? Qua le bad vibrations dappertutto. Invece per UFC 152 l'UFC tornerà su Sky prima fila, ci sarà anche il countdown, credo nella notte di venerdì, se non ricordo male. Sì, esatto. E poi dopo questo si vedrà se gli altri pay per view ci saranno o meno, piuttosto che se l'evento in Nottingham del 29 settembre verrà o meno trasmesso da Sky Sport come accadeva in passato. Però quantomeno noi viviamo il presente e non facciamoci la testa prima del tempo. UFC 152 andrà in pay per view, per una volta tanto non ci si può lamentare della card, perché ve la andiamo adesso a presentare, è una bomba, due match titolati, per cui spendete sti 15 euro che non li spendete da inizio anno più o meno, per cui esatto. Una volta ogni tanto ve lo potete permettere. Main card di UFC 152 che si apre col match che personalmente forse attendo più di tutti, la sfida tra Charles Oliveira e Cub Swanson. Mamma mia. Incontro che si candida a match di tutti i tempi, perché sono entrambi super spettacolari. E potrebbe anche però finire in una frazione di secondo, non si sa mai come va questi match. Però due atleti sempre spettacolari, sempre all'attacco. Vedo Swanson più potente in piedi e Oliveira migliore a terra, però comunque questi qua hanno da dire in ogni fase del combattimento e non vedo l'ora di vederli combattere. Swanson è in fase positiva, recentemente ha battuto forse a sorpresa Ross Pearson. Oliveira anche lui, da quando è sceso nei pesi piuma, ha inanellato due vittorie, sembra in continua evoluzione, è uno dei giovani più promettenti in circolazione UFC, match da non perdere, e se magari se vi svegliate alle 4 per vedere il pay per view, sono sicuro che in un modo o nell'altro questo match vi farà salire un po' l'adrenalina. Ah, questo è il vero main event dell'evento. Quello più combattuto sicuramente. E vedo il brasiliano Oliveira è favorito su Swanson, perché comunque è bravo in piedi e letale a terra. Guarda, sì, credo che ti vengo dietro anch'io, perché conosco e fortunatamente ricordo entrambi. Però forse Oliveira lo vedo più, non so come dirti, forse più determinato, più incisivo, non so che dirti, che forse riesce a portare meglio il combattimento nella sua dimensione, quindi ipotizzando che la sua dimensione anche per questo match sia quella a terra, come ha fatto vedere in genere, direi che quantomeno lo vedo un po' più un po' più incisivo nel riuscire a portare a terra Swanson. Quindi per me Oliveira, dovessi giocare un euro, lo giocherei sicuramente su Oliveira. Ok, tutta l'adrenalina che vi è salita col match di apertura vi scenderà con l'incontro successivo, che vede il ritorno di Matt Emil in UFC dopo il tiro. E Matt Emil avrebbe dovuto affrontare Vladimir Matyushenko, altro veterano, in un match, diciamo, dal punto di vista del curriculum di entrambi, meritava di stare in main card, ma stilisticamente era probabilmente il peggiore di tutto l'evento e anche degli ultimi mesi, perché, a mio modo di vedere, quantomeno, si preannunciava come il match più noioso dell'anno. Detto questo, Matyushenko si è fatto male ed è stato sostituito da Roger Ollett. Ora, cazzo, eh? Esatto. Oltre a questo, c'è da considerare che Emil avrebbe dovuto affrontare Ollett, poi Ollett si è fatto male o si è ritirato all'incontro ed è arrivato Matyushenko. Matyushenko si è fatto male, ha detto Ollett. È un po' come Vola Gigino, Vola Gigino. Esatto. Roger Ollett non l'ho mai visto combattere, per cui magari adesso sto infamando, invece è uno dei fighter più spettacolari del mondo. È un canadese, sappiamo che ha una vittoria per decisione split in Bellator. E basta. Non è da perdere. E basta, per il resto non so proprio niente sul suo conto. Record 13 vittorie e 3 sconfitte, ma questo vuol dire niente, perché Roger Ollett è uno di quelli che ha avuto problemi contrattuali con il Bellator, perché apparentemente il Bellator continua a possederti anche quando ti caccia via. Abbiamo appreso questo nelle ultime settimane.
E c'è stato veramente una sorta di polemica, perché non si era capito se era libero o no da questo contratto, però apparentemente sì. Però non si capisce bene come. Oppure se la vedranno i legali UFC, esatto. E i legali Bellator si scanneranno. E tra i due credo che l'UFC, diciamo, ha qualche esperienza in più, ecco. Ok, dopo che vi siete mangiati il panino qua durante questo match, avete recuperato un po' di sonno, si inizia a fare sul serio. Match nei pesi medi, che con ogni probabilità, poi magari cambia tutto sempre dopo qualche minuto, però probabilmente potrebbe decretare il prossimo contendente al titolo dei pesi medi entro le 185 libbre di peso. Vediamo Michael Bisping affrontare Brian Stann. Incontrone. Non so Michael Bisping come faccia ad essere così confidente nei suoi mezzi, sinceramente. Però cioè, dovrebbe un pochettino trasformarsi in lottatore, che non è un lottatore, sappiamo che è completo, però non vedo come la sua presunta o reale superiorità tecnica in piedi possa fermare Brian Stann, che comunque è un caro armato difensivamente, ma soprattutto offensivamente. Cioè, io vedo Brian Stann, o meglio, spero che Brian Stann uccida Michael Bisping. Sì, certo. Ma guarda, personalmente Bisping l'ho sempre visto come l'atleta che fa il compitino, come si suol dire. Ha magari qualche incontro dove dimostra di essere più attivo, ma probabilmente più dominante rispetto all'avversario. Però se lo dovessi inquadrare, direi che è quello che fa il compitino, e che ha anche capito un po' il discorso che facevo prima, anche le regole, non in toto, però voglio dire, le regole dello showbiz, quindi ogni tanto quando vuole ricatalizzare l'attenzione se ne esce fuori con qualche sfondone, come si dice qui a Roma, e quindi cerca di fare un po' quello che attacca o critica tutti, e come diceva Danilo, che si convince, cerca di convincere anche chi lo sente o chi lo legge di quanto sono potenti e forti i suoi mezzi. Quindi uno che fa il completino contro uno schiacciasassi come Brian Stann, direi che qui c'è poco da ragionare. Credo che la vera sfida sia dire in quale dei tre round Brian Stann lo metterà KO, e probabilmente sarà il secondo. Beh, io nel senso, tra i due, secondo me il fighter complessivamente migliore è Bisping. Il problema è che, come diceva anche Danilo, dovrebbe proprio, diciamo, mettere a parte l'orgoglio, dire che in piedi rischia troppo e portare il match a terra, perché quello Bisping è migliorato spaventosamente nel wrestling e anche nel Brazilian Jiu Jitsu, è veramente migliorato tantissimo se si va a riguardare i primi match in UFC rispetto adesso. In piedi potrebbe anche continuare a fare il suo compitino di jab, calcetto e scappa, che gli era tanto riuscito bene contro Chris Lieben, e gli era riuscito bene fino a 20 secondi prima del termine contro Dan Anderson. Il problema è proprio questo, che magari Bisping, se vuole mantenere il match in piedi, ha bisogno di 15 minuti perfetti. Stan, per chiudere il match in piedi, ha bisogno di 10 secondi sbagliati da parte del suo avversario. Per cui, sai, se Bisping decidesse, appunto, come dicevo prima, di fare il grappler piuttosto che di usare una cautela spaventosa contro Stan, secondo me ha tutte le possibilità di vincere. Il problema è che, oltre che il fatto che tra il dire e fare c'è di mezzo quel mare, ma spesso e volentieri, come quando dicevamo, esempio su tutti, Kongo contro Mark Hunt, prima del match diciamo, ma sì, ma Kongo non sarà un folle, non deciderà di scambiare in piedi, dovrà essere migliore e proverà a portare il match a terra. Sappiamo tutti che Hunt ha spappolato Kongo in piedi, per cui, io lo vedo veramente un match da 50-50 questo qua, non vedo nessun favorito netto. Per cui, dato che le scommesse vedono Bisping favorito, se favorito volete,
vedono Visp in favorito. Se volete scommettere dei soldi, a sto punto scommettetevi su Brian Stan, perché a mio modo di vedere è 50-50. Se scommettete su Brian Stan, diciamo in media vincete 2,55-2,58, mentre su Bisping 1,57. Sì. Le scommesse sono illegali nel nostro paese, sappiamo che il gioco d'azzardo è una cosa che vi ruba l'anima, però se proprio lo dovete fare, giocate su Se proprio Brian giocate Stan. Responsabilmente, allora esatto. Fatelo. E niente, comunque match atteso, Bisping, come diceva Fabrizio, credo si è lasciato andare un po' a dichiarazioni, non troppo su Brian Stan, perché comunque Brian Stan è un idolo in America, poi comunque un personaggio corretto, per cui c'era poco da dire. Ha iniziato un po' a insultare a destra e a manca la gente, tipo, non so, il povero Chris Weidman, dicendogli che non era meritevole di una chance titolata perché aveva appena battuto un ciccione fuori forma, riferendosi a Mark Munoz, ad esempio. Cioè, si è lasciato un po' andare, ma è anche un po', diciamo, il bello di Bisping, che è bravo, diciamo. Sì, è bravo in quello, molto bravo in quello. Se l'è presa per imitare le persone. Sì, se l'è presa anche con il povero Joseph Benavides, che l'ha detto di tutti i colori a lui e a Demetrius Johnson. Però ci sta. A me Bisping ha impressionato positivamente, soprattutto nella sconfitta con Chael Sonnen. Esatto, l'ha detto anche lui, fa porca puttana, adesso la gente mi dà credito solo per la sconfitta contro Sonnen, si è lamentato. Però è vero, non so quanto per meriti suoi o demeriti di Gerson, però comunque ha quasi giorni ha accettato. Sì, ha fatto quello che non ha fatto John Jones, esatto. ha difeso bene dagli attacchi di lotta di Sonnen, meglio di come ha fatto Anderson Silva. Certo, alla fine non ha vinto niente, però una sconfitta di quelle comunque sia positive, anche in ottica top 10, perché Bisping è uno di quelli che c'è, ma molti dicono che non ci dovrebbe essere perché non ha mai battuto nessuno. Però comunque se l'è giocata alla grande con quello che era il numero 2. Esattamente. Appunto, gli insultati da Michael Bisping sono i due pesi mosca, flyweights, che sono appunto Joseph Benavidez e Demetrius Johnson, che si sfideranno per diventare il primo campione dei pesi mosca nella storia dell'UFC. Gran bel match anche questo. Beh, Demetrius Johnson garanzia di spettacolo, Joseph Benavidez ha probabilmente un curriculum migliore per quello che hanno fatto fino ad oggi nei pesi gallo, è il favorito, ti farò Demetrius Johnson, ad ogni modo bella sfida e sarà un match spettacolare come quasi tutti quelli tra i pesi mosca. Sì, in origine questo era il main event che non era molto, che non soddisfaceva molti fans, che comunque, beh, parte le poche simpatie che molti ignoranti hanno sui pesi mosca, proprio perché comunque sia, cioè, anch'io la vedo così, credo che il titolo pesi mosca dovrebbe essere difeso su eventi gratuiti, non per forza FX, magari anche proprio Fox, perché comunque è anche sinonimo di spettacolarità e non sicuramente di peso in ottica per view. Infatti si dice che da quando hanno ufficializzato l'inserimento del nuovo main event tra John Jones e Vito Belfort, le vendite dei biglietti siano salite considerevolmente. Non so se è vero, però non faccio fatica a crederlo. E comunque come main event allucinante questo, a parte perché è titolato, ma proprio perché, cioè, questi due sono tutti e due super spettacolari. Favorito anche secondo me Benavidez, e forse anche più meritevole, perché comunque Gino Johnson viene da quei due incontri un po' così e così con Ian McCall, il trafficante Ian McCall. Dobbiamo mandare perché si sono sbagliati, che lo credevano un trafficante di droga. Vabbè, comunque adesso è fuori. Quindi, si è fatto un mesetto. Si è fatto tanto. Dentro, fatto comunque, tanto. Perché non aveva pagato multe per la patente. In ottica Italia, per farsi quei mesi dentro, avrebbe dovuto, non so, tentare di uccidere qualcuno.
invece tac, vai, è andato dentro da noi così. Esci perché non aveva pagato tipo $2,500 di multe, si è fatto un mesetto di galera. Vabbè, credo che Ian McCall sia stato in grado di difendersi in questo mese, però vabbè, comunque non è sicuramente un bel, non è stata una bella vacanza senza un veramente dubbio. no, direi di no. E Fabrizio, come lo vedi? Beh no, guarda, sì, io sono un fan, mi piace tantissimo, insomma, Demetrius Johnson, l'ho detto e l'ho gridato a gran voce più volte. Giusto, sì, ecco, io direi comunque vincitore Johnson al di là che Benavidez comunque è un bel fighter. Però tornando, facendo una piccola parentesi su quello che diceva Danilo, ovvero sono d'accordo anch'io che questi tipi di match andrebbero fatti vedere in chiaro anche per una corretta diffusione proprio della categoria di peso, quindi per farla conoscere, per creare il personaggio e successivamente per essere vendibile come le altre categorie di peso in UFC. Carino, tra le altre cose, visto che lo ricordavamo prima, il sivarietto fatto in conferenza stampa tra Bisping e Benavidez, dove Bisping appunto ingiuriava la categoria dei pesi mosca, mentre Benavidez insomma gli rispondeva a tono giustamente, e originariamente prima di John Jones lo ringraziava per essere il co-main event di quell'evento, mentre loro erano il main event, quindi una cosa carina. Ok, match principale per il titolo dei pesi massimi leggeri tra John Jones e Vitor Belfort. Allora, su tutti qui sì, io posso dire che I have a dream, cioè io un sogno. No, sostanzialmente io, sai che un euro su Belfort ce lo metterei. Vabbè, perché è dato tanto, no? Perché ci credi. 7,25, sì. Sì, il maggiore è dato a 7, quindi un po' perché è dato a tanto, voglio dire, è una bella quota considerevole. Non dico che ci credo, però sai, come ho detto più di una volta, secondo me anche allenare o essere pronti dal punto di vista psicologico fa tanto, 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 tanto. E John Jones, insomma, in questo mesetto ha patito molto dal punto di vista psicologico, tutta la pressione che ha avuto, oltre quella mediatica che aveva sia normalmente perché era giovane che era campione, più recentemente perché ha chiuso questo accordo mondiale con la Nike, praticamente quasi in contemporanea, insomma, subito prima, subito dopo di tutto questo polverone del 151, ma guarda, non lo so, torniamo al discorso di prima, insomma, è un ragazzo giovane, attento al proprio allenatore che l'ha portato al successo, quindi secondo me, guarda, a scommessa, a metterci un euro, Belfort ce lo metti e vai tranquillo, insomma, che se perdi un euro, ma se vinci, insomma, ti porti a casa i tuoi 7-8 euro in maniera tranquilla. Stilisticamente, invece, facendo il discorso più specifico, magari più settoriale per quanto riguarda il confronto di stili, beh, direi che insomma c'è poco da andare avanti e John Jones credo che si sbarazzerà di Belfort stilisticamente parlando, probabilmente ti dico anche nel primo round. L'ultimo match di Vitor Belfort nei pesi massimi leggeri fu il 21 aprile 2007 quando sconfisse il nostro Ivan Cerati a Londra. Ne è passato di tempo, c'è da dire. Beh, sì. Era Ivan Cerati, con tutto rispetto per il nostro connazionale. Non è John Jones, insomma, voglio dire. Sì, Vitor Belfort che scelse di scendere nei pesi medi perché non era più competitivo ai massimi livelli come un tempo nei pesi massimi leggeri e decise di sfruttare la magia del taglio del peso per combattere a 185 libbre. Ora sì, ma era anche un po' più cominciato a diventare veramente piccolo per i massimi leggeri, insomma. E ora, vabbè, Vitor Belfort, lo sappiamo, è un fighter comunque di esperienza, completo, quello che vogliamo, avrà ovviamente, ha le sue chance contro tutti nei primi minuti del match, se Jones dovesse riuscire un attimino a passare questi primi istanti, allora si farebbe un po' dura per il brasiliano.
favoritissimo John Jones. Scegliete voi bene un po' che tipo di conclusione possa portare il campione a questa sfida. Come diceva Fabrizio, effettivamente, vabbè, visto le quote, visto che comunque in un incontro può succedere un po' di tutto, Belfort così sfavorito, comunque è un fighter che di chance ne ha. Per quanto magari oggi come oggi nei ranking dei pesi medi c'è il Sonnen, sia un posto più in alto, quantomeno Belfort ha la chance di colpire John Jones con qualche scarica di pugni. Sonnen non vedevo nessun tipo di possibilità, per cui se volete giocarvi un euro in simpatia su Vitor Belfort, potete farlo, senza troppe pretese ovviamente. Esatto. Secondo voi, per chi tiferà Gesù in questo match? Gesù? Gesù. Ma io credo rimanga fedele a Belfort. Dici? Lo vabbè, sponsorizzerà anche in questo incontro. Tra l'altro, Vitor Belfort, che non appena ha accettato il match contro John Jones è diventato proprio uno dei più grandi fan dell'americano, dicendo che avrebbe affrontato il miglior fighter di tutti i tempi piuttosto che il miglior peso massimo leggero di sempre o cose del genere. E ha proprio esagerato nel lecchinaggio, direi. Vabbè, è diventato il company man per eccellenza, ha praticamente firmato per Hall of Fame, per un lavoro post MMA, chi più ne ha più ne metta. Ha una chance in più di Sonnen, però solamente nel primo round. E però vabbè, questo freak show, chiamatelo come volete, perché boh, cioè, guarda, però questo dopo è il classico, voglio dire, si è vinto anche dalle dichiarazioni recenti di Dana White. È un match tappabuchi, insomma, per quanto un match titolato dei massimi leggeri. Titolato per finta, perché questo... Sì, appunto, no, dico appunto, per quanto possa essere titolato, per quanto c'è John Jones in mezzo, che adesso soprattutto con la Nike, insomma, può attirare più folla del previsto, è comunque un match tappabuchi, è un match che, insomma, non è uno scontro reale, ecco. No. Non lo è. È una cosa per portare, per vendere l'evento. Dopo la bufera del 151 bisogna vendere il 152. Di match che possono vendere bene e garantire un'alta spettacolarità ci sono in main event, in pay per view specialmente. Quindi tutto sommato, per quanto riguarda preservare il lato business, ci siamo. Speriamo nel destrone. Sì, quello sarebbe l'unica cosa che animerebbe la serata, ecco, vedere il sinistrone, perché è mancino. Ah, no? già, è mancino. Anzi, speriamo nel sinistrone dietro la nuca, ancora... La classica tecnica di Vitor Belfort. Dai, parte gli scherzi, John Jones con un front kick KO primo round. dai, che così li colleziono tutti. Ok, dunque, questo evento, ricordiamo, andrà in onda sabato 22 settembre su Sky Prima Fila, 15 euro come sempre, compratelo, zero taccagnerie. Per il resto la card preliminare andrà in onda su Facebook, la pagina ufficiale dell'UFC, e su ufc.tv per noi italiani. Detto questo, prima di salutarvi, il nostro Ansa Danilo fa un attimino alcune flash news su quanto accaduto all'evento UFC 153 in Brasile. Allora, il main event doveva essere José Aldo contro Eric Koch, che non sapeva neanche lui perché l'ha scelto per la title shot. Poi però si è fatto male l'americano, tra l'altro un infortunio simile a quello di Dan Anderson, credo. E che cosa è successo? Per una volta abbiamo avuto un sostituto migliore dell'originale, in quanto Frankie Edgar, ex campione pesi leggeri, era stato scelto appunto per sostituire Koch e andare contro Aldo per il titolo delle 145 libbre. E quindi un dream match che si avverava, tutti contenti, anche comunque un avversario che da curriculum era molto più prestigioso per Aldo. E niente, si è stappato lo champagne e José Aldo ha fatto un incidente stradale con la moto. Esatto. E sembrava aver recuperato, ce la potesse fare, invece apparentemente no. Infatti se avete visto anche le foto, aveva una gamba tutta incerottata.
questi livelli non so quanto si possa passare sopra una cosa del genere. Ma se non stai andare in moto una settimana, no, beh, a parte la moto, cioè non è che si può evitare, non è che si può impedire che uno lo faccia. Io non lo farei, no. Però un po' di intelligenza, cacchio, dai. Sì, quello sì, però vabbè, poteva succedergli anche se andava a piedi una macchina sbancava lungo il fiume. Però sì, cioè, chiaramente la moto, poi vabbè, dovremmo fare una puntata a parte su vabbè, in poche parole è saltato il main event e lo hanno rattoppato con un altro ultra freak show di altri tempi, perché Anderson Silva ha detto ok, salvo la card, però non ce la posso fare a tagliare nei pesi medi, perché comunque non è che sono proprio in allenamento, quindi datemi un massimo leggero, e hanno scelto l'ultra veterano Stefan Bonnar. Cioè, questo è peggio di Jones Belfort, forse non voglio dire equilibrato, perché io a me mi sembra come non so, fare Ali contro uno di questi pesi massimi di quarta categoria di oggi, cioè un po' Bonner. Guarda, io ti dico che secondo me Silva ci ha sempre messo lo zampino dal punto di vista del marketing. Cioè, Silva se n'è uscito dopo circa 10 giorni che era scoppiato il polverone del 151, che anche lui si era offerto di salvare l'evento e andare lì, e anche lì ho letto numerose critiche sulla rivista specializzata, ad esempio Tatame brasiliana, che sostanzialmente tutti l'avevano etichettato un po' come il furbetto della situazione, che col senno di poi sono tutti campioni, uscivano fuori a dire ecco, io volevo salvare l'evento e non me l'hanno fatto fare. Quindi secondo me è stato anche un po' spinto a dire, vedi, in qualche modo è saltato anche questo main event, insomma era a metà, era traballante, mi ci metto io. È chiaro che secondo me, come ha telefonato per dire non sono in forma per combattere nei medi, si può anche leggere, se non gliel'ha detto direttamente, fatemi combattere solo per fare le figure dentro la gabbia, sostanzialmente. Beh, considera però che non c'era un meglio disponibile, un top fighter disponibile, perché Belfort appunto era stato anticipato al 150. Ma secondo me non se la sarebbe rischiata, qualora anche ci fosse stato. Probabile, però adesso parliamo anche un pochettino da tifosi un po' cattivi su Anderson. Cioè, io concordo, però voglio dire, un po' ma guarda, con tutto il polverone, ma mi piace di polverone a me, tra 151 e 152 credo che le dietrologie si possono sprecare. Vabbè, comunque c'è questo incontro, secondo me Anderson Silva giocherà con Stefan Bonnar. In tutto questo, quando c'è stato il caos per il main event di UFC 153, vi dicendo, Lyoto Machida ha trollato il pubblico dell'MMA, perché c'era una foto di Machida, Shogun, Wanderlei Silva e Minotauro Nogueira con, vabbè, alcuni special guest di tanto e tanto, dicevano stiamo preparando una grossa sorpresa. Tutti pensavano adesso fanno una super card UFC 153 con tutte le leggende brasiliane. In realtà la grossa sorpresa va a finire che era tipo una pubblicità per qualche cavolata, sì, per la TV brasiliana, e c'erano questi quattro elencati prima insieme ad Anderson Silva. In poche parole, alla card è stato aggiunto Anderson Silva contro Stefan Bonnar, Dave Herman contro Minotauro Nogueira, Shogun, Machida e Wanderlei Silva sono rimasti a casa. Si parlava un po' di un possibile match tra Wanderlei Silva e Chael Sonnen, ma questo è stato subito smentito dal manager di Sonnen. Ok. Questo è quanto. Direi che siamo andati anche abbastanza lunghi per questo ritorno in pompa magna. Ci risentiamo settimana prossima, adesso il giorno ancora non lo sappiamo, magari può essere martedì come mercoledì, vediamo, ci dobbiamo ancora un po' organizzare con gli impegni tutti, ma non disperate che ci ritroverete online. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima, e ci becchiamo, speriamo, come dice Roberto, la prossima settimana, perché noi comunque ci saremo. E voi? Ciao!